Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Spirito di Dio, nell'incontro di Pentecoste, domenica fa ci hai fatto sperimentare della realtà meravigliosa, come tu sei alla guida di tutta la Chiesa e della vita di ciascuno di noi. Ti preghiamo, Spirito Santo, cresci in noi, diventa quello che vuoi diventare, prendi possesso di quello che deve diventare tuo di noi e guidaci come ha guidato il Signore Gesù sulla terra. Vieni, Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Vieni, Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Vieni, Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Benissimo. Allora, abbiamo visto negli ultimi incontri il dopo Pentecoste, che ci facciamo con lo Spirito Santo. La domanda in realtà è diversa: cosa lo Spirito Santo vuol fare con noi? Abbiamo visto come ha usato Pietro, e da un pescatore con poca istruzione, sicuramente non era laureato in teologia, lui ha fatto diventare quest'uomo capace di fare una predicazione con parole semplici che è andata a colpire il centro del cuore di 3.000 persone, provocandone la conversione, che è la cosa più difficile in assoluto che esista. È più facile comandare a un paralitico, nato paralitico, di alzarsi e camminare, piuttosto che di convertire un peccatore. È più facile dire a un cadavere: ti ordino di riprendere la vita, cadavere a parti umane, un corpo, piuttosto che dire a un peccatore che ha l'anima morta e in mano al diavolo: riprendi vita, cioè la conversione. Pietro è stato in grado
perché è veramente ispirato dallo Spirito Santo, di fare una predica che ha toccato quelle cose che hanno trafitto il cuore degli ascoltatori, ne hanno provocato il pentimento e la conseguente conversione con l'adesione a Cristo Gesù, Signore Salvatore di tutti. Allora, se lo Spirito Santo ha fatto così a Pietro, nel giorno di Pentecoste, può essere che a noi non ci darà la capacità di portare a Dio qualcuno. E vi ricordo, questo adesso è scritto in diverse parti del Nuovo Testamento, che quando uno salva una sola anima, ha già automaticamente salvato la sua, perché salvare un'anima è una cosa così preziosa per Dio che noi non capiremo mai quanto è preziosa, per il qual fatto Dio dà la salvezza a chi ha salvato l'anima, perché è così, perché ha fatto la cosa più meritoria che possa esistere: strappare un'anima al diavolo, portarla a Dio. Questa cosa umanamente è impossibile, manco i genitori più bravi riescono a educare bene i figli se i figli non vogliono e non collaborano, e se c'è un figlio ribelle e bastian contrario, cioè che se uno gli dice A sicuramente ti dice B, se tu gli dici B sicuramente ti dice C, se tu gli dici C sicuramente ti dice A, perché deve fare sempre il contrario di quello che dice. Allora, umanamente è impossibile fargli cambiare idea. Lo Spirito di Dio ha potere di convertirlo. Guardate, qua ci sono delle esperienze meravigliose a questo riguardo. I fatti sono catechesi più delle parole. Racconto come venne qualche anno fa un'infermiera il venerdì a parlare. E nel discorso diceva che aveva il primo figlio lontano dalla fede, erano anni e anni che lo metteva piede in chiesa, e lei si dava da fare a ripetere, a insistere, niente, più insisteva più il figlio faceva peggio. Allora mi dà l'incontro di preghiera che si faceva due giorni dopo, era a Villa Rosa in quell'incontro, e in quell'incontro c'era la parola di Dio che teneva quella giornata, dove si raccontava il miracolo di Gesù Cristo che risuscita il figlio morto di una vedova, 18 anni. Allora dissi: tutte le donne che hanno i figli morti nella fede vengono qui in ginocchio davanti al Santissimo a chiedere a Gesù Cristo la risurrezione del loro figlio. Vennero tantissime donne, purtroppo, e tra cui questa infermiera, e pregammo perché Gesù Cristo facesse questo miracolo oggi, quello di risuscitare i figli morti nella fede. E qualche giorno dopo tornò questa infermiera a parlarmi e disse: Don Marco, dice, io ancora non ci posso credere. Che cosa? Dopo quella preghiera, dalla messa, sono tornata a casa. Mio figlio stava tornando a casa dalla messa. Ah, come dalla messa? Perché quel giorno lui ha deciso di andare a messa. E io ho chiesto: ma perché è andato a messa? Perché dice che ho sentito andare a messa e oggi ci sono andato. Allora, anni di bombardamento da parte della mamma producevano l'effetto contrario. Quando si è invocato lo spirito sui figli morti perché risuscitassero spiritualmente, il figlio, a distanza di chilometri da casa, dall'incontro che facciamo noi a Villa Rosa, a casa sua, ha sentito dentro di sé che doveva andare a messa, si è alzato da casa e è andato alla messa, dopo anni che non ci andava più. Questo è il miracolo della conversione di una persona, è un miracolo dello Spirito Santo, che risuscita i morti prima di tutto nello Spirito. Allora, Pietro è stato usato dallo Spirito Santo per risuscitare con quella predica di Pentecoste 3.000 persone. Allora, a noi
Come ci userà lo Spirito Santo? Che cosa ci farà fare? E se vi ricordate nella catechesi passata abbiamo visto che a differenza tra i sette doni dello Spirito Santo, quelli tradizionali, quando abbiamo fatto la cresima, scienza, sapienza, consiglio, fortezza, eccetera, eccetera, con i carismi dello Spirito Santo, la differenza era questa, quelli elencati in capitolo 12 della prima lettera ai Corinti, la differenza era questa, che i carismi dello Spirito Santo, quelli dell'Antico Testamento sono per la persona, per la crescita spirituale sua, quegli altri sono per il servizio, per lavorare con le forze di Dio per conto di Dio, per portare avanti il suo regno sulla terra. E questo compito di lavorare per il Signore è il compito di tutti, ognuno secondo la sua propria vocazione, chi da sposato, chi sposata, chi da nonno, chi da ragazzo, chi da lavoratore, chi da sportivo, chi da politico, chi da insegnante, chi da prete, chi da suora, chi da eremita, chi da medico, eccetera, eccetera. Ognuno secondo la sua vocazione ha da costruire il regno di Dio sulla terra. Allora, cosa fate lo Spirito Santo? Adesso vorrei vedere alcuni sprazzi perché quando si parla dello Spirito Santo ci si apre tutto il libro della Bibbia, dalla prima all'ultima pagina, perché lo Spirito Santo ha sempre lavorato col Padre e col Figlio, e ci vogliono anni e anni di catechesi. Io vorrei soltanto mettere questa sera qualche sprazzo per far capire cosa significa crescere nello Spirito. Allora, partiamo dalla parte negativa e poi andiamo alla parte positiva. Non crescere nello Spirito. Chi ha ricevuto lo Spirito Santo può non crescere nello Spirito, o meglio può non voler crescere nello Spirito. Prendiamo due casi di questa cosa qua. Allora, uno lo dice San Paolo agli Efesini, chi vuole si segna il passo, Efesini capitolo 4, versetto 30. Efesini capitolo 4, versetto 30. Dice così questo passo: e non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Ho detto e ripeto, guardate, questa è una cosa molto importante. Lo Spirito di Dio non è una energia, ma è una persona, una delle tre persone della Trinità. Perché è importante questo? Che differenza c'è tra una energia e una persona? Lo dico in termini stesso, l'energia è una realtà impersonale. Se io spengo la luce cliccando sull'interruttore, spegne. Se lo riclicco, si riaccende. Non è che però la lampadina nella quale entra ed esce la corrente elettrica pensa, ragiona, decide, mo mi accendo più tardi, non mi accendo per niente, quello mi ha spento ma io non mi voglio spegnere. Non esiste questa libertà. Quando si causa quel fenomeno avviene punto e basta. D'inverno uno si mette vicino al termosifone, dal termosifone esce fuori un'energia che si chiama il calore. Se il termosifone non è stato acceso al suo tempo non esce fuori niente, è freddo. Ma non è che il termosifone decide da solo se emettere calore o non emetterlo. Devo accendere io il bruciatore per far emettere calore al termosifone, perché è un'energia, è impersonale, non ha libertà di coscienza, di decisione, non ha una sua volontà. Lo Spirito Santo invece è una persona che ha volontà, ha libertà, ha sentimenti. Una persona, tra coniugi, tra fidanzati, lo vede benissimo questa cosa. A volte basta una fesseria,
per far triste il coniuge o il fidanzato, una parola maldetta o mal interpretata, un gesto di nervosismo che ferisce. Non parliamo quando si litiga che si è ispirati dello Spirito Santo e ti vengono fuori delle parole che neanche uno si rende conto che portata quando picchiano l'altra parte e gli fanno male proprio laddove fa più male di tutti. E in positivo invece uno può toccare delle cose che fanno molto piacere alla persona, perché la persona è una persona che può gioire o rattristare, può essere edificata o può essere ferita moralmente e materialmente. Che dice San Paolo? Non vogliate rattristare lo Spirito di Dio. Quello che noi decidiamo, facciamo, intraprendiamo, quello che facciamo o non facciamo, può far gioire o può far rattristare lo Spirito di Dio in noi. Può accrescere la sua presenza, può diminuire la sua presenza in noi. Può rendere più viva la sua presenza, può rendere spenta e assente la sua presenza in noi. San Paolo raccomanda agli Efesini di stare attenti a non attristare lo Spirito di Dio. Questa attenzione l'abbiamo mai esercitata noi nella nostra vita spirituale? Come sta lo Spirito Santo in noi? Da come sta lo Spirito Santo, di conseguenza stiamo noi. Se lo Spirito di Dio che si è incarnato, che è sceso nel centro del nostro essere, è pieno di vita, come nel giorno di Pentecoste per gli Apostoli, e chi li frenava più? Erano anche loro spumeggianti, pieni di vita, irrefrenabili. Ma se lo Spirito di Dio era compresso, rattristato, bloccato da paure, bloccato da peccati, vizi, di forme, la loro vita era una vita pessima, brutta, triste. Attenzione dunque, si può rattristare lo Spirito di Dio e spegnere. Se uno a Pentecoste ha percepito una grazia da parte dello Spirito, qualcuno magari ha cominciato a sentire per la prima volta nella vita la sua presenza. Questa cosa uno la può approfondire oppure la può perdere e spegnere. Siccome lo Spirito è una persona, non trattandola da tale, la possiamo perdere. Se noi lo trattiamo da tale, lo possiamo, per esempio, quando uno invoca lo Spirito Santo, il Spirito di Dio scende su di noi, non è che noi possiamo comandare allo Spirito Santo di venire, che lui sta sottomesso a noi, è Dio, né l'invocazione dello Spirito è come quando premo l'interruttore della luce, che automaticamente premo l'interruttore, la luce si accende. Invoco lo Spirito viene. Non è detto questo. Può benissimo non venire. Può venire 5 minuti dopo che l'abbiamo invocato. Lo sa lui come e quando giusto fare e giusto venire. Se uno invoca lo Spirito e non aspetta che lo Spirito sia venuto e comincia a fare le cose, a predicare il Vangelo, a pregare sui malati, a fare le altre cose, fa un pasticcio, perché agisce lui, non agisce lo Spirito di Dio. Invece se uno è cristiano e si attende a queste cose, attende che lo Spirito sia venuto per muoversi nella potenza dello Spirito, non per muoversi nella sua bravura, nelle sue forze, ma per muoversi nella potenza dello Spirito. E allora le cose che si fanno sono precise, giuste, perfette e ottengono il risultato che doveva avvenire. Ci siamo in questo?
Capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, capitolo 6 e 7. Stefano, conosciuto perché è stato il primo martire dell'era cristiana, cioè la prima persona a aver dato la vita per Gesù dopo la sua morte, croce e resurrezione, era uno dei sette che incaricati dagli apostoli facevano il servizio delle mense, cioè distribuivano le raccolte, i doni fatti agli apostoli ai poveri. Da qui nacque il termine diacono, perché in greco diacono significa servitore e la diaconia servizio. Diacono è la parola greca che traduce la parola latina ministro. Ministro in latino significa servitore, ministero significa servizio. Il ministero del lavoro dovrebbe essere quella realtà che lo Stato italiano già al servizio di tutti i lavoratori dell'Italia. E così il ministro del lavoro dovrebbe essere il servitore di tutti i lavoratori d'Italia. Magari, speriamo che sia così. Allora, Stefano è stato nominato tra i sette primi servitori diaconi. E guardate un po' che tipo era Stefano. Capitolo 6, versetto 8. Stefano intanto, pieno di grazia e di fortezza, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo. Quindi lui non si limitava a fare il servizio delle mense per le vedove, per i poveri di allora, ma anche evangelizzava, ma anche pregava per i malati, per i posseduti. I malati guarivano, i posseduti venivano liberati. Perché faceva questo? Perché era un uomo pieno di Spirito Santo e sapeva agire ispirato dallo Spirito Santo e faceva le cose con la potenza dello Spirito Santo. Capite quanto è diverso da fare le cose di per sé stesso? Lui con lo Spirito Santo riusciva a fare delle cose che con le sue forze umane non sapeva e non riusciva a fare. Grandi prodigi e miracoli tra il popolo. Quando Stefano, figlio di suo, avrebbe potuto fare queste cose? L'ha fatte da quando lo Spirito di Dio aveva preso possesso della sua persona. Bene, allora, siccome era così bravo, siccome era così potente nello Spirito, siccome per mezzo di lui avvenivano questi grandi miracoli, siccome i poveri venivano aiutati da Stefano e i ricchi invece non li volevano aiutare e facevano fare brutta figura a loro gli atti di carità fatti da Stefano, contro di quest'uomo si scatena la persecuzione. Viene arrestato, portato al Sinedrio. Vi ricordo che il Sinedrio era il tribunale religioso del popolo ebraico, e siccome nel popolo ebraico la religione veniva più prima ed era più importante dello Stato civile, questo tribunale era il più importante e venne giudicato dagli anziani, i saggi di Israele. Quando lo portano lì, tirano in ballo un sacco di bugie. Le accuse sono: costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro, il Tempio, e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè. Cosa grave, cioè non abbiamo capito niente. Stanno prendendo delle balle per trovare un capo d'accusa per sopprimere Stefano. Capitolo 7, leggiamo della pagina. Stefano attacca un discorso meraviglioso, adesso non leggo tutto perché sono tre pagine piene, un discorso in cui fa proprio, si chiama excursus, cioè tutta la storia di salvezza fino a Gesù Cristo, e fa vedere in questo discorso come ci siano sempre state due categorie di persone
in rapporto con Dio. Una categoria di persone che obbedivano a Dio e vivevano ispirati dallo Spirito Santo. E questa categoria di persone va di generazione in generazione, cioè in ogni generazione, da Abramo fino a Gesù Cristo, chi sono stati dentro il popolo Israele quelli fedeli a Dio, quelli che hanno vissuto sempre soltanto perché ispirati dallo Spirito Santo. E parallelamente a questi c'è un'altra discendenza di ebrei, quindi tutti che avrebbero dovuto essere membri del popolo di Dio, che lo erano perlomeno secondo la carne, che invece vivono sempre in ribellione a Dio e procurano di generazione in generazione pasticci, guai, crocifissioni, problemi, sofferenze a quell'altra categoria di ebrei fedeli a Dio. Di solito questa seconda categoria di persone erano i capi, i ricchi, le persone, oggi mi dice i VIP, very important person, per un motivo, o per i soldi, o per il potere, o per il grado religioso, non so che cosa, ma sempre questa categoria di persone più importanti. La conclusione di questo discorso è che quelli che lo stavano giudicando facevano parte di questa seconda categoria di ebrei. E Stefano dice a loro: o gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo. Sempre, intende Stefano, da Abramo fino ad oggi, da 1800 anni fa fino ad oggi, voi fate parte della categoria dei ribelli allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così anche voi. Quali infatti dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Tutti perseguitati, profeti veri. Essi uccisero quelli che pronunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete venuti traditori e uccisori. Allora, i padri uccisero i profeti che pronunciavano il giusto. Quando il giusto, Gesù Cristo, Dio incarnato, è arrivato, i figli hanno ucciso il giusto. Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli non l'avete osservata. Allora c'è un altro peccato ancora più grave di quello di prima, di rattristare, cioè lo Spirito Santo, che si chiama opporre resistenza allo Spirito Santo, che è ancora peggio. Come hanno reagito queste persone quando Stefano ha detto a loro qual era il loro peccato? Potevano dire: oddio, ma guarda un po', è proprio così, c'ha ragione, è vero, abbiamo sempre fatto così e i nostri padri, i nonni, i bisnonni, i trisnonni hanno sempre fatto così. Invece, come hanno reagito? All'udire queste cose fremevano in cor loro e digrignavano i denti contro di lui. Sapete cosa digrignare i denti? Proprio col rumore della mandibola che si muove, digrignavano i denti, stretti, cavolati neri, contro di Stefano, che stava tirando fuori candidamente la verità. La reazione qual è? Quella di Dio è di dare una visione a Stefano, il quale vede aprirsi i cieli e, guardando in alto, in quello squarcio che gli si è aperto, vide Dio Padre con a fianco Gesù seduto sul suo trono. E quando dice così: ecco, io contemplo i cieli aperti, il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, quelli proruppero in grida altissime, turandosi gli orecchi. E questo dimostra di chi sono figli e chi avevano loro dentro il cuore. Quando sentono Dio visto da Stefano,
quando sentono parlare di Gesù Cristo urlano, non vogliono sentire quelle parole, cercano di coprirle con le sue grida, loro grida altissime, turandosi gli orecchi, poi si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. Condanna a morte senza aver messo prima la sentenza e senza aver messo le motivazioni della sentenza. Condanna a morte perché non potevano sopportare che vivesse più un attimo una persona del genere. Ecco che cosa significa il peccato di opporre resistenza allo spirito. Questo è caso estremo, però ditemi se non lo facciamo anche noi questo. Dentro di noi la battaglia che facciamo opponendo resistenza allo spirito, quando quello che lo spirito ci dice non ci piace per qualche motivo, o perlomeno non piace al nostro orgoglio. Ecco, allora, queste sono in negativo due cose forti che impediscono allo spirito di crescere in noi. Vorrei adesso, senza fare tante chiacchiere, ma prendendo sempre esempi concreti, vedere invece qualche cosa positiva dello Spirito Santo che agisce nelle persone. Allora, vi prego di prendere capitolo 10 del Libro degli Atti degli Apostoli. Qui c'è una storia molto bella, avvenuta poco dopo che Pietro risuscita una donna morta a Giaffa, Tabità. Che potenza, Pietro si diverte, è diventato in grado di risuscitare i morti. Oh, ma quello era un pescatore, fino a pochi anni prima, 3 anni e qualcosa, pescava i pesci e non sapeva fare di più. Adesso risuscita i morti. Che cosa succede? Dice, chi è questo Cornelio, questo centurione romano? Dice, un centurione significa il capo di una centuria, capo di 100 soldati. L'esercito romano era molto ben strutturato. Questo era capo di 100 soldati. Era la corte italica ed era, stranamente per un militare, che è un uomo d'armi, era un uomo pio e timorato di Dio, lui e tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Noi diremmo un militare, una cosa del genere, un militare anomalo. Questo era così. Ed è una meraviglia trovare persone del genere. Che cosa è successo? Che un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio che gli veniva incontro e lo chiamò Cornelio. Egli lo guardò, preso da timore, disse: che c'è, Signore? Guardate che bella questa cosa qui. Gli rispose l'angelo: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite in tua memoria dinanzi a Dio. Vedete cosa sale davanti a Dio? Di quello che facciamo, cosa sale davanti a Dio? Le preghiere e le elemosine, la carità. Quelle salgono a Dio in nostra memoria, ci rendono presenti a Lui. Dice: manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite presso un tal Simone il Conciatore, la cui casa è sulla riva del mare. Pietro, d'altra parte, mentre stava a casa del Conciatore, ha una visione simile. Adesso non sto a descriverla, leggetela voi, perché i dettagli sono molto belli e profondi. E che cosa succede? Che Pietro va, guidato dalle persone mandate da Cornelio, a casa sua per parlare di Cristo, per evangelizzarli. Qui si tratta di rivolgere la parola di Dio ai pagani.
Vi ricordo che a quei tempi per gli ebrei era proibito frequentare i pagani, perché i pagani erano per gli ebrei dei cani, persone non di serie B, di serie Z, perché non facevano parte del popolo dell'alleanza, non erano circoncisi. Quindi mai un ebreo avrebbe perso del tempo a parlare di Dio a un pagano. Pietro invece ci va e quindi scavalca una regola di vita ebraica non scritta nella Bibbia, ma di consuetudine ebraica insegnata dai maestri rabbini ebraici e messa in pratica soprattutto dai farisei. Lui scavalca questa cosa e va in una casa, entra in una casa di un pagano, incontra pagani, parla di Dio dei pagani. E infatti dice, cominciando il discorso, mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone. Per noi oggi questo è scontato. Allora, assolutamente no, era scontato il contrario, che Dio faceva differenze tra gli ebrei e i non ebrei. Allora Piero fa la fatica di dover arrivare a capire che per Dio siamo tutti quanti uguali. Per lui chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è accetto, è gradito. E poi comincia a parlare di Gesù Cristo. Dice, questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, recando la buona notizia della pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Guardate come si comincia a annunciare il Vangelo in maniera semplice. Voi conoscete ciò che è avuto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Questo è raccontare la storia, cosa sono successe. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò facendo del bene e guarendo tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate cosa succede. Pietro stava ancora dicendo queste cose, detto in altri termini, Pietro, mentre annunciava il Vangelo, che cosa successe? Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, non comandato da Pietro, Spirito di Dio scendi su di questo, né comandato, neanche pregato e invocato da Pietro, no, di suo è sceso lo Spirito Santo, persona libera che ci sovrasta. Scese lo Spirito Santo sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, e i fedeli circoncisi che avevano ricevuto lo Spirito Santo venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito. Noi non lo capiamo questa cosa, ma per loro è uno stupore vedere come lo Spirito di Dio si potesse effondere sui non ebrei allo stesso modo che gli ebrei. Da che cosa hanno visto che lo Spirito di Dio si stava effondendo nei pagani? Perché li sentivano parlare lingue e glorificare Dio. Li sentivano fare la stessa cosa che hanno fatto loro quando la notte della Pentecoste. Parlare in lingue e attraverso queste lingue nuove ricevute per ispirazione dello Spirito Santo, lodare Dio con queste lingue. Quindi, mentre loro ascoltavano l'annuncio del Vangelo, mentre sentivano parlare di Gesù che agiva nella potenza dello Spirito Santo, lo hanno ricevuto e la vita è cambiata subito. Questa è la meraviglia. Guardate come agisce lo Spirito. E poi Pietro dice, ma adesso che lo Spirito Santo è già sceso su questi romani, gli si può impedire di ricevere il battesimo? Ma se il battesimo come effetto proprio che il dono dello Spirito Santo scende sui battezzati, questi già l'hanno ricevuto. Battesimo si può fare tranquillamente,
l'effetto è già realizzato. E ordinò che fossero battezzati in nome di Gesù Cristo. Poi lui rimase con loro alcuni giorni per aiutare, si dicono, i neofiti, cioè i neobattezzati, ai primi passi della vita cristiana. Una domanda: l'apostolato della prima generazione di cristiani era un apostolato studiato a tavolino o era un apostolato ispirato e guidato direttamente dal cielo, dallo Spirito Santo? Pietro non si è mai messo con gli altri 11 apostoli, come si vede in generale in guerra, su un tavolo con la piantina della Giudea, Galilea, il Mar Mediterraneo, la Grecia, l'Asia Minore, cioè la Turchia. Dice: adesso due mandiamoli qui, in Turchia ci mandiamo questi perché se non è, poi lì con la nave mandiamo San Paolo a Roma. Mai fatto un piano del genere, perché tutto era guidato direttamente dallo Spirito. Non ci pensavano, manco si immaginavano di poter andare da una parte se non gliel'avesse indicato prima lo Spirito di Dio, perché loro sapevano che se si andava da una parte senza che ci fosse stata l'ispirazione dello Spirito Santo, quella evangelizzazione sarebbe stato un fallimento, perché andavano nel posto sbagliato, nel tempo sbagliato, da persone sbagliate. Potevano fare pure salti mortali, buco nell'acqua, non si convertiva nessuno. Vi ricordate ad esempio San Paolo? Lui ci provava, era molto intelligente a fare i suoi progetti di viaggi per l'evangelizzazione. Adesso non mi ricordo dove ha deciso di andare. Il giorno dopo, a dormire, la notte, sogna. Nel sogno vede un macedone ferito, rovinato, sofferente, e dice San Paolo in sogno questo macedone: passa da noi, aiutaci. E quello si sveglia e dice: no, ma che faccio? Mica posso andare dove io ho pensato di andare, devo andare in Macedonia. Andiamo in Macedonia, il Signore ci vuole là per evangelizzare. E evangelizza i macedoni. La sua evangelizzazione dura come sempre, perché Paolo dovunque andava si creavano i suoi nemici che decidevano di ucciderlo in un modo o in un altro, ma comunque nacque una comunità cristiana. I macedoni sono stati aiutati con la conversione, con la potenza di Cristo, e sono venuti a vita nuova. Ma lui è andato dove lo Spirito l'aveva guidato mediante quel sogno, per ispirazione soprannaturale. Se adesso vi dico questo fatto, che è un fatto storico, non so se qualcuno lo sa, i gerarchi nazisti non muovevano una campagna di guerra senza prima aver consultato gli spiriti del male. Una volta che avevano ricevuto il consenso dello spirito, degli spiriti del male invocati attraverso messe nere, riti sataniste e cose di questo genere, partivano per la campagna militare, perché erano sicuri di vincere. Allora facevano le guerre lampo. In 448 hanno conquistato Belgio, Fiange, la Francia, dovunque andavano sbagliavano tutti in 448, perché erano guidati dagli spiriti, non facevano le cose di testa loro. Sì, c'è la tecnica militare, c'è l'industria, c'era... ma chi muoveva tutte le fila della Deutsche Überalles, della razza ariana che doveva diventare la leader del mondo, era lo spirito del male. E agendo secondo l'ispirazione della guida dello spirito del male, riuscivano nelle loro campagne, riuscivano a fare nel modo migliore possibile il male. In campo cristiano non si può far da soli. La Chiesa non si può fare da sola, la parrocchia non può decidere da sola su un piano pastorale deciso a tavolino. Bisogna che ci sia l'ispirazione dello Spirito Santo per la decisione delle cose e per riuscire nelle opere di Dio.
già a livello umano, l'anziano, che è più esperienza di vita, vede come si muove il giovane. Se il giovane può far da solo, senza il consiglio di una persona più esperta, qual è il problema del giovane? Che il giovane, non avendo esperienza, non vede il pericolo. Non si accorge che se fa quello poi succede così, se ingoccia quella persona in quel modo, quello reagisce cos'è e così via. Quello parte in tromba credendo di riuscire in poche mosse, gli si complica la situazione, gli va male la cosa, perché dice l'anziano, perché non mi hai dato retta quando dicevo le cose, perché prima di partire non hai chiesto consiglio, ti sembrava che tutto fosse facile, ti sembrava che tu con le tue forze conquistavi il mondo, invece non è così la storia. Abbi umiltà e ascolta chi è più esperto di te nella vita. Dice questo l'anziano al giovane, capace che poi il giovane manco se ci ha sbattuto la testa 10 volte da retta l'anziano e continua che vuol far da solo, perché devo dimostrare che mi sono costruito da solo senza che nessuno mi abbia guidato, per il suo orgoglio, per la sua superbia. Però è così, se uno partisse umilmente darebbe retta subito a conditi di anziani e farebbe bene il suo percorso. In campo religioso dice così, per noi preti, dice, quando uno esce dal seminario comincia ad essere prete, vuole convertire il mondo. Quando comincia a essere 40-50 anni di età, che 20 anni, 12, 30 anni, vuole convertire la parrocchia. Quando diventa anziano comincia a convertire se stesso. Chi si accorge che ha sbagliato, che doveva partire da sé prima e poi poteva arrivare alla parrocchia retta del mondo. Ma se uno parte per conquistare il mondo in 448, dimentica che si deve partire da se stessi. Un missionario diceva, era in Uganda, a annunciare il Vangelo, a fare del bene ai poveri, diceva, se mi converto, l'Uganda migliorerà. Lui, missionario in Uganda, faceva parte di quel popolo, con la sua conversione, quel popolo saliva un piccolo scalino. Se mi converto, non se si convertono quelli che annunciano il Vangelo, se mi converto, l'Uganda migliorerà. Allora, quando si parte per lavorare per il Signore, bisogna immettersi nel progetto di Dio, nella sua opera. Dio è tanto grande, è tanto magnifico, lo si vede nel creato, lui governa tutto, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, ai movimenti delle galassie, dei miliardi e miliardi di stelle che stanno a volta celeste, alle particelle subatomiche che neanche ne conosciamo la millesima parte di quelle che esistono. Lui governa tutto e capisce tutto e gestisce tutto, per quanto è grande Dio. Se lui è capace di fare questo, non sarà capace di gestire la nostra vita, il nostro apostolato, la nostra storia, la nostra missione, le nostre giornate, le tappe della nostra vita, i nostri incontri, il nostro tempo? Lo farà fino nei minimi dettagli, per quanto è in grado Dio di far bene le cose, fino nei minimi dettagli. Allora, più ci mettiamo in Lui, più ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo e più riusciamo nelle sue opere. Guardate che riuscire nelle opere, chi è che è venuto alle catechesi che abbiamo fatto dell'Antico Testamento? Guardate per esempio uno al quale riuscivano sempre bene le cose che faceva, Giuseppe, l'undicesimo figlio di Giacobbe, quello che i fratelli vendettero perché erano gelosi di lui, agli schiavi, come schiavo ai mercanti di schiavi dell'Egitto.
quello, qualsiasi cosa faceva, riusciva bene. Pure quando si trovava nel braccio della morte del carcere egiziano, cioè là dove c'erano i detenuti che aspettavano l'esecuzione capitale, pure lì collaborava con i carcerieri e faceva bene le cose. E tutti si stupivano, ma questo perché gli viene bene sempre tutto quanto? Perché lui era un uomo di Dio, era guidato e si faceva guidare sempre dallo Spirito Santo, per cui le cose gli riuscivano tutte bene. Le sue opere andavano in fondo, erano efficaci. E il fatto che quello che lui gli faceva andasse sempre a buon fine era il segno che Dio era con lui, che era un uomo di Dio. E così bisogna che diventiamo noi. Ho promesso di fare le catechesi brevi, quindi sono già le 10, non andiamo più oltre. Ecco allora come crescere nello spirito, quindi attenzione a evitare di intristire lo Spirito Santo, peggio ancora attenzione a fare guerra e a porre resistenza allo Spirito Santo. Abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, lo Spirito non ti sta buono in noi, morto. Lo Spirito è vivo, lavora, guida, fa, ispira, parla. È Dio, un anno ne fa, un miliardo ne pensa e 10 miliardi ne fa, per quanto è vivo lo Spirito Santo. Cominciamo a imparare a vivere guidati, ispirati da Lui, e faremo sempre centro in tutte le nostre opere. Preghiamo. Padre Santo, che nelle fortune del tuo Spirito vuoi trasformare la vita di ciascuno, affinché ciascuno di noi diventi Cristo, guidato, ispirato nei pensieri, nei sentimenti, nelle parole, nelle azioni, totalmente da Lui, dal tuo Spirito. Ti preghiamo, Padre Santo, che questo si realizzi in noi. La sua voce interiore diventi sempre più chiara, le sue ispirazioni sempre più nitide e più forti in noi, la capacità di agire non con le nostre energie, ma con la sua forza, diventi una cosa quotidiana per ciascuno di noi. E ti preghiamo, Dio onnipotente, di benedire i cuori e le menti di ciascuno, perché questa parola non sia dimenticata, non sia derubata dallo spirito del male, affinché ce le non la possiamo più trovare in noi stessi, ma porti frutto di vita eterna, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.